Mi chiamo Sobhosachi Siddhanta, c'è un sito nome che mi chiamano gli amici qua, Buddha. Prima di tutto mi chiedo scusa per il mio italiano, che qualche volta faccio ancora molti errori. Sono venuto qua a Cagliari a 2006, aprile, quindi sono più di 6 anni che sono qua. Sono venuto con una borsa studio del Ministero italiano per gli indiani, c'era una borsa per gli indiani. Io lavoravo a Calcutta in India nella stessa collaborazione di questo esperimento Alice al CERN. Siccome io lavoravo in questo istituto indiano che collaborava con il Dipartimento di Fisica e INFM a Cagliari, quindi ho avuto il contatto e ho avuto l'opportunità per continuare a lavorare in questa collaborazione con questa borsa di studio. E poi ho continuato a lavorare sempre in questo ambito di questo esperimento Alice al CERN. Poi dopo, adesso l'anno scorso, io sono venuto prima come un ingegnere e poi lavorando in questo campo di fisica che è molto diciamo, collegato a questi due ambienti di ingegneria elettronico che viene usato moltissimo in questi esperimenti di fisica di particelle. Quindi sono molto correlato. E poi, quindi lavorando così tanto tempo in questo esperimento, ripeto che ho iniziato come un ingegnere, ma l'anno scorso mi sono iscritto il dottorato in fisica con il professor Gianluca Rosei, che ha organizzato questa conferenza. E ovviamente molti mi chiedono se mi trovo bene. La prima risposta che do è: mi trovo bene è per quello che sono qua 6 anni. Ho avuto altre opportunità, ma ho deciso di rimanere qua. Quindi, per il motivo che il lavoro va bene, il lavoro è bello, è stimolante, mi piace il lavoro, però è anche un fatto molto importante è la vita oltre al lavoro, che a Cagliari veramente devo dire è splendido. Si può fare molte altre attività che mi piace e posso fare qua, lo sport anche, ovviamente soprattutto le persone, le gente, gli amici che ho avuto qua, una cosa che mi apprezzo molto. Poi dal punto di vista di cultura, la lingua, ci sono, diciamo, se anche non è molto simile come la cultura indiana da dove vengo io, però se uno va in profondo si vede, ci sono molte cose simili, quello che ci sono tra ogni civiltà antica. E questo anche è molto interessante e stimolante per la mia vita qua. Thank you.